che dire, parlare di AETS diventa un qualcosa di molto esteso, di molto vasto, perché come voi tutti conoscete, molti di voi l'hanno già fatto il corso, quindi sanno di che cosa si tratta. L'AETS è un approccio, una filosofia, un approccio nei confronti di un paziente critico o il resto, e che quindi abbraccia una serie di situazioni che vanno dall'arresto, appunto, ma vanno anche da tutti quei quadri critici di periarresto, e che quindi insegna a gestire tutte le aritmie potenzialmente letali, tutti i quadri di scompenso metabolico e altro. Quindi parlare di ALS, non a caso il corso dura alcune versioni 2 giorni, altre 3 giorni, è un qualcosa di grande. E allora che cosa ho cercato di fare? Di estrapolare alcuni punti che sono aspetti estremamente importanti della ALS, focalizzarli, e poi magari questi punti metterli in pratica con pochi mezzi, non ho portato grandi cose, ma d'altro canto voi come università avete un centro straordinario che può agire da questo punto di vista in modo estremamente interessante. Quindi ho portato alcune cose che riguardano gestione delle vie aeree, che non sia quella classica tradizionale dell'incubazione orotracheale, che per carità deve far parte delle nostre conoscenze, ma ci sono, vedrete, altri sistemi, così come per la circolazione, per l'aspetto DC, magari intraossea, molti di voi l'avranno già utilizzata tante altre volte, altri non l'hanno utilizzata, provarlo qui forse è un qualcosa che può fare piacere. Quindi vi dicevo, la ALS è un qualcosa di molto importante, di molto esteso, che è nato soprattutto per i reparti di emergenza-urgenza. Perché? Perché dà un modo di pensare, di approcciare al paziente critico in maniera la più semplice possibile, la più completa possibile, pur nella vastità dei quadri clinici che si possono incontrare. È nato un po' per il pronto soccorso, ma non solo per esso, perché il pronto soccorso è tutto più accentuato, non è tutto più complicato, è tutto più se poi avete letto in questi giorni i giornali, c'è stato veramente di tutto. Allora nei film ci raffigurano come questi, ma in realtà le cose sono diverse, e il pronto soccorso potrebbe essere, in modo ironico ma anche provocatorio, definito come un posto infinitamente espandibile. Non c'è mai un limite, non si dà mai un limite al pronto soccorso, e forse se mettessimo un affare del genere fuori, molti codici bianchi andrebbero via, perché insomma leggere non diamo appuntamenti, riceviamo più persone, assistiamo pazienti di tutti i tipi, critici anche dopo innumerevoli ore di lavoro, prenderemo decisioni critiche in assenza di informazioni, e a ognuno di voi dedicheremo solo pochi minuti. Benvenuti al pronto soccorso. Saltata una. Dove è andata? Benvenuti in pronto soccorso. A parte gli scherzi, perché purtroppo in ogni situazione, in ogni reparto ci stanno degli aspetti di criticità, però quella del medico d'urgenza che lavora in pronto soccorso in 118 o in un reparto di medicina di emergenza urgenza, questo professionista è sottoposto a una serie di stress importanti. Perché? Perché deve decidere veramente in poco tempo su situazioni peraltro non sempre molto chiare. Quindi i pensieri all'interno della testa di un professionista del genere si mescolano un po'. E d'altro canto
E d'altro canto queste decisioni poi sono frutto di fattori organizzativi, di elementi critici, elementi cognitivi. E quindi è importante che si diano degli strumenti il più possibile fruibili per poter prendere delle decisioni adeguate. Perché, e questa è una diapositiva che ho preso a prestito dal dottor Cibine, che ringrazio anzi, perché di pazienti in emergenza urgenza ce ne sono tanti, per carità, di tutti i tipi, però quelli che effettivamente sono di spettanza del Dipartimento di Emergenza e Urgenza possono essere pazienti veramente molto gravi fino all'estremo, no? L'arresto cardiaco, ma possono essere pazienti che hanno funzioni vitali compromesse, seriamente compromesse, o pazienti che possono presentare dei quadri clinici in rapido divenire. Queste tre tipologie di pazienti sono tutte e tre gestibili con dei protocolli di ALS. Quindi parlare di ALS diventa una cosa grandiosa, perché significa parlare di medicina d'urgenza. Che cosa contraddistingue lo schema classico dell'ALS che tutti conoscete e che è il linguaggio peraltro specifico dell'emergenza urgenza? Un approccio secondo valutazioni step by step, e una volta che la valutazione ti fa vedere un problema, risolvere quel problema per poi andare oltre. È un approccio che non è sempre così semplice da fare, soprattutto perché siamo stati sempre abituati, e è giusto che sia così, ad arrivare velocemente a una diagnosi. È vero, è importantissimo arrivare alla diagnosi, però è ancora più importante che il paziente viva, perché se vive la diagnosi la posso fare, se mi muore poi la diagnosi, anche se l'ho fatta, poco ci faccio. Ecco perché il ragionamento che induce la ALS è: certamente la diagnosi è importante, ci dobbiamo arrivare, dobbiamo utilizzare tutti i mezzi per arrivarci, però all'inizio c'è una prima fase che viene detta di primary survey, che è comune sia all'approccio del traumatizzato piuttosto che all'approccio del paziente non traumatizzato, in cui io devo garantire che questo paziente mi si stabilizzi il più possibile. È un paziente critico, è un paziente per il quale io devo fare una valutazione rapida dei parametri vitali, funzionale, e poi faremo tutto il resto. Questa prima valutazione viene fatta sulla scorta di una serie di step che vedete raffigurati qui e che conoscete tutti quanti, che sono la ABCDE, dove A si intende via aerea, B attività respiratoria, circolo, attività neurologica, valutazione neurologica, poi esposizione. È ovvio che questa ABCDE è un po' diverso in funzione che si tratta di un paziente in arresto, e allora io devo fare un ABCDE rivolto all'arresto, piuttosto che un paziente che non sia in arresto ma sia in condizioni critiche o addirittura in pre-arresto, con una situazione di pre-arresto. E allora questo ABCDE è sempre fatto così, però acquisisce dei sapori leggermente differenti. Mi spiego: A è comunque vie aeree, è la gestione delle vie aeree, e vedremo quali sono le modalità per gestire queste vie aeree, dalle cose semplici alle cose più complesse. La B nel paziente in arresto è il fatto che io devo ventilare un paziente perché non sta respirando, quindi è la valutazione di come io sto facendo la respirazione, mentre nel paziente che non è in arresto è una valutazione clinica e parametrica delle funzioni della respirazione. Se chi l'ha fatto forse ricorda che all'interno di questa fase c'è un acronimo perché in emergenza gli acronimi aiutano un pochino a fare il percorso, no?
l'acronimo è quello di OPAX, se vi ricordate, che per cui si osserva il torace, lo si palpa, lo si ascolta, gli si fa la valutazione della frequenza respiratoria e poi si mette il saturimetro. Ecco, tutte queste cose ovviamente si fanno in un paziente che ancora è vivo e quindi ha un'attività circolatoria e respiratoria. Poi passiamo alla C, che in caso di arresto cardiaco significa compressioni toraciche, e in caso invece di valutazione di paziente non in arresto significa tutta la parametrizzazione del circolo, e quindi dal tempo di riempimento capillare alla frequenza cardiaca, alla pressione arteriosa, al monitoraggio, all'accesso venoso, a tanti altri fattori. E poi la valutazione neurologica fondamentalmente di Glasgow, nel paziente in arresto è il momento, se è il caso, della defibrillazione, e poi altri aspetti che riguardano l'ultimo punto, che è la esposizione del paziente, il monitoraggio completo, diagnosi differenziale su alcuni quadri e altro. Quindi questo è un approccio comune, con le dovute differenze, ma comune a tutti i pazienti critici e al paziente anche in arresto. E allora vediamo quattro numeri sull'arresto. L'arresto, vedete che negli Stati Uniti si verificano circa 360.000 decessi per arresto cardiaco fuori dell'ospedale extraospedaliero e 209-210.000 in intraospedaliero. In Europa i casi di morte improvvisa sono 400.000 all'anno, 50.000 in Italia, che più o meno sta con il dato epidemiologico di un evento ogni 1.000 abitanti per anno. E quindi, facendo i dovuti conti, ogni 10 minuti una persona in Italia è colpita da arresto cardiaco, quindi stiamo parlando di un qualcosa di un certo peso. Arresto cardiaco che in funzione del fatto che sia in ospedale o al di fuori dell'ospedale, vedete, riconosce dei ritmi di presentazione leggermente differenti, con percentuali che stanno un po' cambiando, vuoi perché la popolazione invecchia sempre più, quindi ha sempre più comorbilità, per cui anche gli arresti cardiaci cosiddetti veramente improvvisi, quelli dell'ambiente extraospedaliero, hanno una riduzione per quello che riguarda i ritmi di prima presentazione di aritmie ipercinetiche maligne come la fibrillazione ventricolare, la tachicardia ventricolare senza polso, per privilegiare invece altri tipi di ritmi non defibrillabili. Quello che è, al di là di tutto, quello che è impressionante è che purtroppo le sopravvivenze non sono brillanti e non sono drammaticamente cambiate negli ultimi anni, nonostante i progressi ce ne siano stati tanti, no? E allora, che sia intraospedaliero che sia extraospedaliero, anche perché poi le due cose hanno un continuum, perché il paziente che sopravvive in ambiente extraospedaliero poi farà un percorso intraospedaliero, no? E vediamo di capirne qualcosa di più. È ovvio che questa fase, questo momento, è ancora un momento per certi aspetti reversibile, e in cui noi ci dobbiamo preparare a fare degli atti anche maggiori, però nel frattempo teniamo presente che dobbiamo cercare, in attesa di questo, di mantenere uno status con la rianimazione cardiopolmonare, che è il punto di unione tra l'arresto cardiaco extraospedaliero e quello intraospedaliero. E le mode passano, ma non solo le mode, anche i convincimenti, e mentre in passato si è data tanta importanza su alcuni aspetti che vedete elencati, attualmente il focus maggiore è puntato sulla qualità assoluta che la rianimazione cardiopolmonare, intesa come massaggio cardiaco, deve avere, tanto che si parla di rianimazione cardiopolmonare di alta qualità.
perché è ciò che forse dà la chiave un pochino di svolta della situazione. E questo lo vediamo anche con un dato extra ospedaliero, che mi ha molto colpito quando me l'hanno presentato, mi ha molto colpito. Vedete che è un paragone tra l'outcome, la sopravvivenza di pazienti in varie città degli Stati Uniti d'America. E vedete che c'è un dato che salta agli occhi ben evidente: la sopravvivenza che passa dal 2,5-3% in alcuni centri, che peraltro tanto di cappello, non stiamo parlando del punto di primo intervento di Prato Nevoso, insomma, stiamo parlando di città di New York, Los Angeles, Chicago, ed altre che hanno un recupero superiore al 50%. Allora, tra 2,5, 3 e 50, beh, c'è una buona differenza. Qual è la... che cosa ci sta sotto una cosa del genere? Beh, ci sta sotto che in questi casi la popolazione è stata già istruita da tantissimo tempo, da decenni ormai, a fare una rianimazione cardiopolmonare precoce e diffusa, che è materia di insegnamento nelle scuole, esattamente come la geografia, la matematica o la lingua straniera. E allora ritorna il conto che forse la rianimazione cardiopolmonare gioca un ruolo essenziale se riesce a cambiare questi numeri. E allora dobbiamo andare a vedere che cosa stiamo facendo e come eventualmente poter migliorare e accrescere l'efficacia delle nostre manovre. Ormai è opinione di esperti, ce ne sono tanti di pubblicazioni da leggere, ma che per migliorare il risultato clinico ci vuole un cambiamento proprio epocale, che passa attraverso la standardizzazione delle conoscenze di ciò che si fa, quindi un linguaggio comune per tutti. Tutti dobbiamo sapere che certe cose vanno fatte in un certo modo, al di là della nostra del nostro tipo di professionalità. E poi il punto importante è che queste cose devono essere provate e riprovate mille volte affinché poi, quando sei sul pezzo, quelle cose ti sono ormai divenute familiari. Perché attenzione, il passaggio tra sapere una cosa, saperla fare e effettivamente farla non è così scontato, non è assolutamente scontato. A tavolino tutti sappiamo che alcune cose in talune circostanze vanno fatte in un certo modo, poi trasporre queste conoscenze che sono teoriche in una serie di azioni pratiche non è detto che sia scontato, non è detto che sia scontato. Ma che cosa dobbiamo fare? Stravolgere il mondo? Ma no, assolutamente, dobbiamo soltanto migliorare ciò che già stiamo facendo, già che noi conosciamo già, ma teniamo presente che qualcuno si è divertito a calcolare, come ha fatto non lo chiedete, comunque si è divertito a calcolare che probabilmente, in linea di principio, noi facciamo alcune cose e tutte queste cose che facciamo, soltanto il 20% sono fatte effettivamente in modo eccellente. Su tutto il resto c'è la possibilità di migliorare. E allora partiamo da questo e vediamo che viene fuori. Avete visto la flowchart che vi avevo presentato, ABCD, e allora vediamo quali sono i punti salienti di miglioramento voce per voce rispetto a quello che sicuramente tutti quanti noi facciamo. E molte di queste cose, per chi fa, vedo tanti colleghi del 118 del pronto soccorso, probabilmente sono pleonastiche perché lo fanno tutti i giorni.
Terà si intende la gestione delle vie aeree, ora tralasciando la gestione di base, quindi le manovre meccaniche di apertura delle vie aeree, i presidi banali come la GDL o altro, dov'è che dobbiamo migliorare di più? È nella gestione avanzata. Gestione avanzata che ci può togliere da diversi impicci, tenendo presente che comunque l'obiettivo nostro in questa fase è garantire una via aerea libera per poter ossigenare, perché il paziente ha necessità di essere ossigenato. E accanto al gold standard, che è l'intubazione orotracheale, che è manovra di eccellenza, ma che richiede una curva di apprendimento che non è velocissima e che comunque va mantenuta, perché poi intubare ogni 7-8 mesi è un qualcosa che forse è troppo lontano nei nostri ricordi per poterlo fare sempre bene. Ma ci sono alcuni presidi che sono di grande aiuto e che soprattutto presentano una curva di apprendimento estremamente più rapida, più veloce. Sono la maschera laringea, che conoscete ormai da diversi anni, in sala operatoria gli anestesisti la usano per condurre a termine interventi chirurgici in anestesia generale, quindi è uno strumento ben collaudato e soprattutto degli ultimi presidi sovraglottici nati, il tubo laringeo. Avete tutti di dimestichezza con il tubo laringeo, di quanti, oppure c'è qualcuno che magari non l'ha usato, non l'ha visto, poi dopo magari io ne ho portati alcuni, un po' ve lo farò vedere io, ma sarei contento se qualcuno che magari non ha avuto modo di usarlo prova e viene a toccare con mano la facilità con cui si può gestire una via aerea con questo strumento. Questo è il tubo tracheale, che necessita di una laringoscopia diretta per poter essere inserito. C'è in questo ambito uno strumento che ci facilita, che è uno strumento come il laringoscopio a visione diretta, e ce ne sono da economicissimi a estremamente costosi. Ci permette di visualizzare direttamente l'habitus ad laryngeum e quindi di evitare l'allineamento tra il piano visivo dell'operatore e il piano dell'intubazione, che è poi la parte difficile dell'intubazione stessa. Anche questo l'ho portato, chi non l'ha mai provato può farsene un'idea. Poi ci stanno le maschere laringee. E poi ci sta, come vi dicevo, quel tubo laringeo, che è estremamente più semplice da utilizzare e ci dà, tutti questi strumenti ci danno un vantaggio che è assoluto nel caso del tubo endotracheale, che è l'isolamento completo della via aerea. Non è assoluto con gli altri presidi sovraglottici, comunque abbastanza buono. Ci permette il tubo endotracheale, sempre, gli altri spesso, di non fare più le compressioni toraciche interrotte dal tempo necessario per la ventilazione in maschera, quando noi facciamo le insufflazioni in maschera, e quindi vedremo tra un po' che è uno dei punti salienti della cosa, perché le interruzioni della rianimazione cardiopolmonare intesa come massaggio cardiaco sono un punto di estrema importanza, perché riducono fortemente la restituzione di un ritmo spontaneo. E questi sono i punti che poi vedremo all'atto pratico, ma poi ci sono anche altre fattori importanti, perché usare questi strumenti invece che la banale ventilazione in maschera ci permette di monitorare di rimbalzo anche come stiamo massaggiando,
perché applicando un capnometro a questi strumenti noi abbiamo una misurazione molto semplice che è l'entità della CO2, che ci permette di capire, in forma quantitativa, ci permette di capire come quel paziente lo stiamo massaggiando, lo stiamo perfondendo con la nostra attività di compressione esterna, e lo vediamo fra un attimo. Nella fase successiva, che cosa dobbiamo avere come punto fisso? Beh, innanzitutto ventilare correttamente, che si tratti di un paziente in arresto, che si tratti di un paziente che richiede assistenza ventilatoria o un paziente che è stato sedato e curalizzato, a maggior ragione, la ventilazione è fondamentale. La ventilazione è fondamentale perché un'iperventilazione, così come l'opposto, un'ipoventilazione con le variazioni di CO2, possono determinare dei problemi notevolissimi. Pensate al danno, al disastro che fa un'iperventilazione con l'ipocapnia che si determina in un paziente con un trauma cranico severo che ha perso tutti i meccanismi di autoregolazione del flusso cerebrale, e pensate ai danni gravissimi dell'ischemia che questo induce. E tra l'altro l'iperventilazione, anche da un punto di vista emotivo, è una cosa abbastanza frequente, perché io sto lì con un paziente, sono portato con questa mano a ventilare più di quello che serve. Quindi le corrette ventilazioni sono un elemento di assoluta priorità. Monitorare col pulso ossigeno laddove ci sia un circolo, naturalmente, e valutare anche l'entità della CO2, che, come dicevo prima, rappresenta da una parte un sistema per confermare il corretto posizionamento di un device del VR, e dall'altra ci dice come stiamo operando dal punto di vista del circolo con le compressioni toraciche. Vedete qui, un po' bianticcio, ma proviamo a guardarlo anche insieme. Una volta intubato il paziente si applica il sensore per le TC2 e vedete che man mano che si va avanti con le compressioni toraciche il dato della TC2 tende a salire. Laddove siamo, ecco, al di sopra di 10 mm di mercurio, stiamo facendo, diciamo, non dobbiamo scendere al di sotto di 10, perché in quel caso la nostra attività circolare, che lo stiamo massaggiando correttamente. E poi che cosa ci dice? Vedete qui un rapido incremento, ci dà un'idea della ripresa del circolo. Quando l'FCO2 si impenna improvvisamente, siamo di fronte a un recupero spontaneo del circolo. Quindi vedete quante informazioni una capnometria quantitativa e non qualitativa, non quelle che insomma si fanno con la cartina del tornasole, ma con una capnometria quantitativa, vedete quante informazioni ci riesce a dare. E non è pratica comune quella della capnometria né in arresto né in situazioni di periarresto con paziente sedato, intubato e altro. Quindi è un punto che dobbiamo cercare di implementare il più possibile. E poi passiamo alla fase successiva, dove ci sono alcuni punti che dobbiamo tenere in massima considerazione. Forse il grosso dell'importanza di tutta la rianimazione cardiopolmonare sta anche nella C, perché vedete il concetto che vi dicevo prima, di rianimazione cardiopolmonare di alta qualità, vediamo che cosa significa. Soprattutto il problema della limitazione delle interruzioni di compressione, perché vi farò vedere fra un attimo che questo comporta delle cadute brusche della pressione di perfusione coronarica, che poi è l'indice prioritario predittivo del ritorno a circolazione spontanea. E ancora l'entità della CO2
E poi teniamo presente che in C noi dovremo fare anche una terapia, quindi dovremo usare farmaci e dovremo magari mettere dei liquidi se è il caso. Comunque sicuramente usare farmaci. E non è sempre facile avere un accesso venoso in emergenza di un paziente in precarie condizioni di circolo o addirittura in arresto. E vediamo come fare. Innanzitutto come ottenere una rianimazione cardiopolmonare di qualità. Lo conosciamo tutti, questo ormai lo sapete tutti, diciamolo insieme. Quanto devono essere al minuto le compressioni? Ricordate, almeno 100, almeno non certo di sotto. Quanto deve essere la profondità del piano sternale che otteniamo sotto compressione toracica? Almeno 5 cm, un terzo del diametro antero-posteriore. Dobbiamo comprimere ed esattamente rilasciare allo stesso modo. Sapete che nella RCP ci sta una fase attiva che è la compressione, poi una fase passiva che è il rilasciamento, che è legato all'elasticità della gabbia toracica. Quindi quando comprimiamo dobbiamo comprimere bene, dobbiamo rilasciare altrettanto bene il torace, altrimenti la funzione di pompa viene meno, ovviamente. Dobbiamo cercare di rompere il meno possibile lo scheletro toracico. Perché? Perché ne verrebbe meno anche il ritorno elastico passivo. Quindi ci sono una serie di cose che conosciamo tutti quanti. Interruzioni che devono essere veramente al minimo indispensabile, e quando dobbiamo fare la ventilazione tra un ciclo di compressioni e l'altro, se ancora non abbiamo un device avanzato nelle vie aeree, perché nel momento in cui abbiamo messo un device non esiste più il ritmo che voi conoscete di 30 compressioni e 2 ventilazioni, ma le compressioni sono continuative e le ventilazioni vengono fatte in misura di circa 10 al minuto. Dobbiamo comunque in questo caso fare attenzione a compiere una ventilazione adeguata. E per ventilazione adeguata che cosa si intende? Quella quantità di aria che riesce a far muovere il torace, punto, nulla di più. Nulla di più perché? Perché una ventilazione eccessiva, aumentando la pressione intratoracica, determina comunque un ritorno venoso ridotto e quindi un massaggio cardiaco meno efficace. Non ha bisogno quel paziente di una grossa quantità di aria, ha bisogno di un buon quantitativo di ossigeno, per cui semmai ventilare, ma ventilare con un sistema che ci permetta una FiO2 elevata. E allora vediamo anche qualche evidenza scientifica. Vi dicevo prima l'importanza di limitare le interruzioni. E proprio l'aumento del tempo di compressione è predittiva di una sopravvivenza migliore e di un ROSC percentualmente più elevato. E c'è anche adesso ultimamente alcune evidenze che dicono l'avere in tempo reale un sistema di feedback nei confronti dell'operatore che segue la rianimazione cardiopolmonare, per cui in tempo reale l'operatore riesce a capire se ciò che sta facendo è un'azione valida oppure no. Beh, c'è evidenza che questo migliori la sopravvivenza, e ci sono degli strumenti che stanno venendo fuori, alcuni sono integrati nel monitor defibrillatore che si usa quando si deve monitorare in questi casi il paziente, mentre in altri casi sono dei device che si appoggiano al di sopra del corpo dello sterno e permettono di dare un'indicazione all'operatore che sta facendo il massaggio cardiaco che il suo massaggio è efficace. Ma ce ne sono anche altri, come vi ho detto, non ultimo, anzi uno dei più importanti è la valutazione della capnometria quantitativa.
Perché? Perché vedete, purtroppo quando si cominciano le compressioni, la pressione di perfusione coronarica è ancora inadeguata a garantire il minimo sufficiente per produrre un ritorno del circolo spontaneo. E questo è un sistema inerziale, ci vuole un po' di tempo, un po' di compressioni dopo le quali il livello di pressione e perfusione coronarica arriva a un buon livello e si mantiene durante tutto il ciclo, per poi cadere a zero istantaneamente quando si interrompe il massaggio cardiaco per dare spazio alle ventilazioni polmonari e riprendere di nuovo con questo sistema inerziale che è tipico del massaggio cardiaco. Quindi già da questo si capisce che riducendo o eliminando questa fase delle ventilazioni in cui la pressione di perfusione coronarica va a zero, già questo potrebbe essere un buon indice per aspettarsi un ritorno del circolo spontaneo migliore. E come si fa? Beh, usando un device appunto per la gestione delle vie aeree che ti permette di svincolare le ventilazioni dalle compressioni toraciche. Non solo, ma se io vado a monitorare e con la capnometria quantitativa e con un catetere arterioso con misurazione della pressione continua, io posso capire se la rianimazione che sto facendo è di alta qualità o no, perché laddove la capnometria mi dà un valore inferiore a 10 mm di mercurio, il mio massaggio non determina perfusione, quindi io non sto facendo granché. E a questo è associato il fatto che nel caso di monitoraggio invasivo della pressione arteriosa, una pressione diastolica al di sotto di 20 mm di mercurio anch'essa mi dà un'idea del fatto che il mio massaggio è poco efficace. Per la seconda è un pochino più difficile in ambiente di pronto soccorso e di 118, magari è più semplice in un ambiente di terapia intensiva perché già ci può essere una linea arteriosa continua per la pressione, ma quantomeno anche da questo capite benissimo come la capnometria assume una importanza veramente elevata. E poi, correlato a questo aspetto, perché vediamo fra un attimo che la correlazione fra compressioni e defibrillazione è una correlazione molto stretta e a doppia mandata, vediamo il passo successivo che è l'atto della defibrillazione, laddove il ritmo sia defibrillabile. Ovviamente. E vi ricordo che gli unici due ritmi defibrillabili sono la fibrillazione ventricolare e la tachicardia ventricolare senza polso. La defibrillazione è più efficace se viene fatta a ridosso della compressione toracica. Questo è un diagramma che fa chiaramente vedere come in occasione della defibrillazione durante la compressione l'innalzamento delle pressioni di perfusione, in questo caso aortico, ma sono speculari sia quella coronarica che quella di perfusione cerebrale carotidea, si innalzano improvvisamente e si ha il ritorno al circolo spontaneo. Laddove invece ci sta la pausa per l'analisi come un defibrillatore deve fare, purtroppo il ritorno al circolo spontaneo è notevolmente ridotto. E ugualmente, se andiamo a valutare proprio la pressione di perfusione coronarica durante la rianimazione cardiopolmonare, vediamo che questa si impenna
in misura notevolmente superiore laddove la defibrillazione viene fatta o durante o immediatamente a ridosso dell'ultima compressione effettuata. Vi faccio vedere, se avete un secondo di pazienza, e mi scuso per la qualità del filmato, ma è un filmato che ho fatto a suo tempo, circa 7-8 anni fa, con mezzi di fortuna, con un telefonino, e vi fa vedere, facevamo un po' delle, come dire, stavamo vedendo gli effetti della defibrillazione su un cuore che era stato indotto a fibrillare, un cuore peraltro sano, di un povero maialino, era stato indotto a fibrillare e era lasciato lì a fibrillare senza, facendo passare dei minuti, per vedere qual era la risposta allo shock elettrico in funzione del trascorrere del tempo senza fare manovre. Stiamo parlando del 2004-2005, prima dell'ultima emissione di linee guida. Vedete che il cuore ormai è in fibrillazione da parecchio tempo, sono gli ultimi atti. Vedete come tra l'altro le sezioni destre cardiache siano notevolmente spanciate rispetto alle sinistre, viene fatta la defibrillazione, non si ha nessun effetto. Molto importante gioca il ruolo anche della dilatazione delle camere destre. Voi vi ricordate che il cuore sinistro è un sistema ad alta pressione e a bassa capacitanza, contrariamente alle sezioni destre cardiache, che un sistema a bassa pressione e ad alta capacitanza. È proprio per questo motivo che in condizioni simili è il primo a schiancarsi, anche perché le pareti del ventricolo destro sono molto più sottili. Vedete che dopo la fibrillazione veniva massaggiato e poi si ripeteva la defibrillazione per vedere quanto il massaggio poteva essere efficace per determinare una risposta. Vedete che immediatamente dopo la scarica elettrica, in questo caso la ripresa è stata immediata, istantanea, vedete che le sezioni destre si riducono rapidissimamente, eccetera. Forse più di tante chiacchiere rimane impresso questo povero maialino. Lo chiudo così, faccio vedere dopo la grigliata, quindi vi fa capire fin da subito che massaggio cardiaco e defibrillazione sono un qualche cosa che stanno strettamente legati tra di loro. E allora come fare per fare questo? Al di là del fatto di utilizzare un sistema meccanico per la compressione toracica, che sia elettrico, elettropneumatico, come volete, tipo il Lucas o altri, ma sono poco diffusi questi sistemi, siccome dobbiamo farlo con le mani, e allora che cosa dobbiamo fare? Ecco, una volta che siamo arrivati a fare la valutazione del ritmo e quindi a valutare se quel ritmo è defibrillabile oppure no, e quindi ci dobbiamo preparare di lì a poco a eseguire la defibrillazione, ebbene, tranne la parte relativa al controllo del ritmo, tutto quello che viene dopo è tempo che si deve utilizzare per le compressioni toraciche. Non è facile fare questo con i sistemi automatizzati, con gli AED, tanto per essere chiaro, perché alcuni sì, alcuni no. Quando poi vai a massaggiare e state usando un defibrillatore semiautomatico esterno, il defibrillatore non gradisce le vibrazioni, i movimenti, e alcuni di questi, i più recenti, hanno un algoritmo che dopo l'analisi del ritmo fa sì che non siano sensibili alle vibrazioni.
ma ancora ce ne sono molti in giro che ti si bloccano perché rilevano il movimento e ti dicono rilevato movimento e si ferma tutto. In ALS spesso si usa proprio per questo il defibrillatore manuale, proprio perché è svincolato da tutti questi algoritmi e in questo caso è l'operatore che decide e l'operatore che determina le fasi. Quindi dopo aver fatto il controllo del ritmo c'è la fase in cui il defibrillatore si sta caricando, è una fase variabile, ma comunque siamo sempre nell'ordine di 6, 8, 10 secondi. I più vecchi addirittura ci mettevano anche di più, i vecchi apparecchi. In questa fase noi dobbiamo continuare le compressioni toraciche, arrivare proprio al momento in cui è pronto il dispositivo per erogare la scarica, con una manovra ben coordinata, perché altrimenti si rischia di dare corrente anche a colui che sta massaggiando. Con manovra ben coordinata si sospende istantaneamente la compressione toracica, viene erogata la scarica e istantaneamente si riprende la compressione toracica. E si riprende indipendentemente, dove sta? Ecco, si riprende indipendentemente da ciò che il monitor fa vedere. E questa è una cosa che spesso ci condiziona, perché vedere al monitor dopo la scarica il ripristino di un ritmo elettrico ci fa dire ho avuto successo, è andata bene e lì mi fermo. Più del 90% dei casi di recupero elettrico del ritmo, in più del 90%, non c'è recupero meccanico, soprattutto se ci sono state più scariche. Quel torpore del muscolo cardiaco fa sì che ci sia un tempo di latenza fra ritorno e ripristino del ritmo elettrico e ritorno e ripristino dell'attività contrattile valida meccanica. Quindi la RCP va riavviata indipendentemente da ciò che il monitor mostra, a meno che non ci sia una evidenza di recupero clinico di circolo. Il paziente che apre gli occhi, che tossisce, che comincia a respirare, che si muove, non è evidente che il circolo è efficace. Tranne che in questo caso la rianimazione va comunque continuata fino ad arrivare al secondo minuto, in cui si fa di nuovo l'analisi della situazione e se persiste un ritmo elettrico compatibile con una dilatata cardiaca si vanno a ricercare il polso centrale. Nella C è altrettanto importante un accesso vascolare, non certo importante come la rianimazione intesa come massaggio cardiaco, però tuttavia è importante. Talvolta è agevole prendere un accesso periferico, accesso centrale forse in terapia intensiva sì, ma in pronto soccorso, nelle prime fasi in pronto soccorso o peggio ancora in esterno durante l'attività di 118, insomma, sono atti eroici che tra l'altro sono coronati da poco successo e da alto tasso di complicanze, quindi direi di escluderlo se proprio lo vogliamo prendere in considerazione solo il femorale, perché gli altri non sono da prendere in considerazione, anche perché il paziente potrebbe essere un paziente traumatizzato, quindi con la necessità di dover tenere il collo protetto, quindi non è una volta si diceva metti il farmaco nel tubo tracheale se hai intubato il paziente, con dosi differenti, con modalità differenti. Poi purtroppo si è visto che questa modalità è molto, l'assorbimento di questa, del farmaco secondo questa modalità è incostante, è capriccioso, non è prevedibile e quindi i risultati non sono buoni. Allora sta prendendo sempre più
auge la via intraossea. Chi è ricco ha il trapanino, che è sicuramente la soluzione migliore. Chi è meno ricco ha un altro sistema, lo chiamo lo sparachiodi, insomma, tecnicamente si chiama Big Bone Injection Gun, che ho portato e che chi vuole può provarlo, non su tibia di nessuno, ma c'è un pochettino di plastica, magari fa le prove se nessuno ha mai avuto l'opportunità di usarlo. Vi dico, per quello che è la nostra esperienza, è un sistema molto pratico, molto semplice, ti dà un accesso venoso nel giro di 10 secondi, tempo massimo, 10-15 secondi, non di più, accesso valido, paragonabile a un accesso venoso, con l'avvertenza che tutto quello che si somministra attraverso questa via deve essere somministrato a pressione. Perché non è come la parete di una vena, l'osso non è come una parete della vena che è espansibile, la parete ossea è rigida e quindi io devo applicare una certa pressione affinché il liquido, il farmaco, quello che sia, si immetta all'interno della cavità. Se il paziente è in arresto, se il paziente è incosciente, non ci sono grossi problemi. Se il paziente è cosciente, va fatta un minimo di analgesia, ma non tanto per l'inserimento dell'ago, che è veramente istantaneo, subitaneo, quanto per la somministrazione di farmaci, che è dolorosa, perché bisogna andare a pressione, quindi l'aumento della pressione all'interno dell'osso dà dolore, e quindi fare un minimo di analgesia. È estremamente pratico, grossi problemi non l'abbiamo mai avuto, ormai abbiamo diverse decine di casi di utilizzo, non abbiamo mai avuto nessun problema. Ti tira fuori dai problemi immediati, poi naturalmente ci sarà modo per perfezionare una via venosa tradizionale, che sia periferica, che sia centrale, ma in emergenza questo è un altro punto di ulteriore miglioramento. E quindi alla fine di questo discorso noi siamo arrivati a questo, che è l'algoritmo della LS, in cui vedete che c'è tutto quello che abbiamo visto fino adesso, ma ultima cosa che non è da trascurare, mentre noi stiamo lavorando il nostro cervello deve pensare anche a un'altra cosa, a quali possono essere le cause reversibili. Perché spesso c'è una causa individuabile e quindi i nostri sforzi vanno verso l'individuazione di una causa eziologica precisa, perché a quel punto potremo utilizzare procedure, farmaci o altro specifici per quel tipo di diagnosi che abbiamo fatto. E allora ecco che le cause reversibili sono le 4 I e le 4 T, o ultimamente anche 5 I e 5 T, non cambia niente. La quinta I sarebbe ioni, cioè acidosi, e la quinta T sarebbe divisa la tromboembolia coronarica dalla tromboembolia polmonare, ma pur sempre tromboembolia acidosi. Quindi queste sono le cause reversibili che vanno sempre indagate per riuscire ad arrivare a una diagnosi eziologica il più possibile vicina alla realtà. E in questo caso ecco che spunta fuori una cosa che sta veramente irrompendo in tutti i protocolli di emergenza-urgenza, che è l'ecografia, manco a dire. Che non entro in questa fase perché naturalmente ne abbiamo sentite tante in questi incontri precedenti e probabilmente ne sentiremo, c'era quasi 14 anni quest'anno, mi sembra, quindi ormai sapete tutti quanti l'uso veramente prioritario dell'ecografo, che sta integrandosi
nella valutazione di tutti gli step, peraltro, sia del paziente traumatico che del paziente non traumatico, quindi dalla A fino alla E del nostro protocollo, e con l'ecografo noi possiamo avere un'accuratezza molto, molto precisa di alcune situazioni. E quindi ecco che un altro punto in cui dovremo migliorare nella nostra condotta è la maneggevolezza e l'expertise sempre più specifica per l'ecografia in urgenza e emergenza. Tanto che viene inserita facendo una variazione di quello che è l'algoritmo ALS tradizionale, si cominciano a vedere questi algoritmi modificati che prendono in considerazione anche l'effettuazione di ecografia. Se siamo stati bravi e se abbiamo avuto e se abbiamo somministrata tanta vitamina C, naturalmente per C non intendo l'acido ascorbico, ma qualcosa che non si può dire, ma che immaginate bene, e siamo arrivati, ma un po' per bravura, un po' per la vitamina C, siamo arrivati al ritorno del ritmo spontaneo. E qui si apre un mondo perché naturalmente da questo momento inizia il trattamento post-rianimatorio che deve essere immediato. Ci sono una serie infinita di cose che seguono, manco a dirlo, di nuovo un ABCDE che ha un valore, un sapore diverso dall'ABCDE dell'arresto, dall'ABCDE del riarresto, quindi è un ABCDE del ritorno a circolo spontaneo e prevede una serie di valutazioni, manovre per scongiurare quella che è il danno da riperfusione quando si verifica un recupero del circolo spontaneo. Danno da perfusione che può essere cerebrale ma può coinvolgere tutti gli altri organi. E quindi, ripartendo da A, noi dobbiamo valutare le nostre vie aeree, se non abbiamo messo il tubo forse è meglio in questo caso metterlo perché gestisco meglio la ventilazione, e considerare quindi anche la sedazione. Sta respirando a questo punto, o sta respirando di suo o lo faccio respirare io, comunque c'è un respiro valido e a questo punto io devo valutare, c'è un circolo, devo titolare il mio ossigeno, cioè devo usare una FiO2 che sia appena sufficiente a garantire una saturazione a pulso ossimetro non inferiore al 90% del respiro. Attenzione a quadri che devono essere risolti, altrimenti tutto ciò che facciamo sarà destinato a un parziale successo. Parlo del quadro del pneumotorace soprattutto iperteso ed eventualmente anche di quadri, ma sono più rari, molto più rari, di versamento per capi, e qui sono tutta una serie di azioni che conoscete tutti quanti, sulle quali non mi dilungo di più, se non su una cosa che è la ipotermia di neuroprotezione. Questi sono tutti i monitoraggi che vanno fatti, le MUGAS, le CG, l'X-torace, tutto quello che volete. Vedete che a cose prettamente tecniche ci sono poi cose meno tecniche ma altrettanto importanti. La prossima, mi pare, puntata sarà la comunicazione all'interno del pronto soccorso, che riveste un ruolo anch'esso importante. E allora noi abbiamo questo paziente che nella fase di post-resuscitation stiamo gestendo da un punto di vista anche pluridisciplinare,
E c'è anche, vedete, cerchiato qui, il problema della ipotermia, nel senso che i pareri non sono tutti concordi, peraltro, però attualmente le linee guida ti dicono che è verosimile che una moderata ipotermia, o meglio evitare l'ipertermia, possa essere di neuroprotezione. E quali sono le indicazioni? Beh, quelle che vedete, gli adulti che al recupero del circolo spontaneo rimangono con un Glasgow inferiore a 8, quindi rimangono in stato di coma. Non sembra che sia molto importante il ritmo di esordio, perché dal primo momento in cui si estendeva solo al ritmo defibrillabile, poi si è passati a un stato di ipotermia anche per ritmi non defibrillabili. Certamente ci sono delle controindicazioni, e soprattutto va attuata in prima battuta se poi il sistema generale di soccorso a questo paziente prevede che l'ospedale di destinazione faccia un'ipotermia prolungata per 24-48 ore, altrimenti fare l'ipotermia e poi arrivare in un posto dove non si fa ipotermia terapeutica nella terapia intensiva o nella rianimazione diventa un fatto di nessun significato. Molti sono i sistemi per produrre questa ipotermia, qualcuno utilizza cristalloidi a 4 gradi alla velocità di 30, circa 30 ml pro chilo, e altri sistemi sono di applicazione di device che producono un abbassamento della temperatura e cominciano a vedersi. Quindi non abbiamo parlato di ALS in senso lato, perché sarebbe veramente un'impresa difficile. Abbiamo visto insieme quali sono alcuni aspetti il cui miglioramento potrebbe portare a un aumento importante anche del recupero di questi pazienti. Io con questo termino e vi faccio vedere, meglio ancora se qualcuno di voi vuole farlo, quello che può essere l'uso di alcuni device di cui vi ho parlato in questa fase. Non so se ci sono domande, in ogni caso vi ringrazio per l'attenzione e poi sono disponibile a quello che voi riterrete opportuno dire e fare. Grazie, grazie tanto.